Oggi scopriremo un altro artista, questa volta torinese, Guarino Guarini. Guarino Guarini in realtà è un sacerdote, dell'ordine dei Teatini, ma poi diventerà un architetto, scriverà dei trattati, si interesserà di matematica e di filosofia. Ed è legato a Torino, anche se lui di nascita è modenese. Poi lavorerà molto a Torino, ma verrà impiegato per opere anche in altre città come Messina, Parigi, Lisbona, anche se le opere suddette in queste altre città sono andate tutte distrutte. Nasce nel 1624, come dicevamo, a Modena, trascorre poi a Roma, ovviamente, il periodo del noviziato, e questo è un momento di formazione del Guarino, perché proprio a Roma lui avrà modo di osservare e di studiare con attenzione le opere dei grandi del momento, cioè parliamo di Bernini, soprattutto di Borromini e anche di Pietro da Cortona. Dopodiché, dopo questa fase di formazione, lui verrà richiamato a Torino e impiegato come architetto proprio dall'ordine dei Teatini di cui lui faceva parte. Passiamo alle opere. La prima opera, uno dei primi interventi che Guarino Guarini farà proprio a Torino è la prosecuzione dei lavori per la cappella della Santa Sindone. La cappella della Santa Sindone in realtà è un corpo edilizio collegato alla cattedrale, quindi al Duomo, insomma, praticamente di Torino, ma contemporaneamente era anche collegata al Palazzo Ducale. Cioè una sorta di elemento di transizione proprio tra questi due corpi, il potere religioso, il Duomo, insomma la cattedrale, e il potere civile, il Palazzo Ducale. Di passaggio c'era questo corpo edilizio che era appunto una cappella circolare a pianta centrale, appunto la cappella della Santa Sindone. Abbiamo accennato precedentemente che si tratta della prosecuzione dei lavori. In realtà, il corpo edilizio era già stato progettato e in qualche modo iniziato da un altro architetto. Guarino Guarini si interesserà appunto di completare questo corpo edilizio. Come qui in questa immagine possiamo appunto vedere come in alto abbiamo la cappella della Santa Sindone, che appunto è un corpo a pianta perfettamente circolare e che dava poi direttamente nel Duomo. Che cosa fa, pensa di fare Guarino Guarini? Forte anche delle esperienze che aveva già portato avanti il Borromini con l'intersezione di forme geometriche da cui poi ricavare delle piante molto articolate, Guarino Guarini, che si trova di fronte a un cerchio, pensa di intersecarlo con un triangolo equilatero. Questo gli dà modo, quindi con questa intersezione, gli dà modo a creare due spazi esterni in qualche modo al cerchio stesso, che lui utilizza come spazi secondari, due ambienti circolari, posti proprio nei vertici, in qualche modo alla base rispetto all'immagine che abbiamo qui, e che in parte penetrano all'interno del cerchio stesso. E sono due ambienti che lui destina come ambienti di passaggio dalla cappella verso il Duomo attraverso una delle lunghissime scalinate, i cui gradini praticamente hanno lo stesso centro dei cerchi stessi. Il terzo
vertice del triangolo, quello in alto, invece è realizzato praticamente soltanto con un arco di cerchio, e da qui lui praticamente realizza il passaggio che va verso il palazzo ducale. Ora, se osserviamo con attenzione la pianta che abbiamo qui del vano circolare, ci accorgiamo che essa è appunto un vano perfettamente circolare e fuoriescono all'interno una sorta di grandi pilastroni ritmicamente posizionati. Sono posizionati esattamente a un nono dell'intero perimetro del cerchio. Alternativamente, tra un pilastro e un altro pilastro, vediamo che passano i lati, i tre lati del triangolo. In realtà, queste tre direttrici, sono effettivamente la proiezione di grandi arconi che abbiamo invece in alzato. In questo disegno schematico possiamo vedere appunto proprio come tra un pilastrone che fuoriesce all'interno e l'altro pilastrone, il secondo, il terzo pilastrone, praticamente si appoggiano appunto i tre grandi arconi che ora vediamo in alzato. E in questa immagine appunto vediamo in alzato come al di sopra, insomma, praticamente della base del vano circolare, Guarino Guarini imposta tre arconi, che quindi, essendo tre arconi all'interno di un cerchio, in realtà definiscono, anzi sono situati esattamente sulle direttrici dei tre lati del triangolo di cui avevamo parlato inizialmente. Che poi i cui vertici poi confluiscono, diventano fondamentalmente i tre vani di servizio. Ovviamente, tra arcone e arcone, visto che non, la base non coincide di ogni arcone, ma sono separati tra di loro, si crea una sorta di grande spazio che noi chiamiamo pennacchio, appunto. E gli arconi e i tre pennacchi fondamentalmente sono lì per sostenere la volta. Una volta che è praticamente preceduta da un tamburo. Anch'esso il tamburo è perfettamente circolare. Ovviamente il diametro di questo tamburo è inferiore al diametro, è più piccolo del diametro della cappella stessa, in quanto gli arconi e i pennacchi si incurvano verso l'interno in qualche modo. Come possiamo osservare anche da questa sezione, vediamo che dalla base, praticamente dal basamento, poi di fronte vediamo un arcone, ma nella sezione ci rendiamo conto che il muro tende a incurvarsi verso l'interno, quindi a restringersi fino a poi praticamente arrivare al diametro del cerchio del tamburo stesso. In questa ulteriore immagine forse comprendiamo ancora meglio quindi come il tamburo si comporta staticamente, da cosa è sostenuto. Vediamo che in qualche modo è sostenuto da questi tre fascioni, appunto i pennacchi, e tocca il tamburo, tocca in tre punti sulla sommità dei tre arconi, quindi saranno appunto proprio i tre arconi più i grandi pennacchi che sostengono il tamburo, e la successiva, la sovrastante cupola. Il tamburo, che è una sorta di vero e proprio cilindro, è abbastanza alto, e in questa immagine vediamo che è praticamente boccato
bucato, forato, alternativamente, c'ha sei finestroni e sei blocchi, sei piedritti, insomma, dove ci sono, dove si aprono delle piccole nicchiette e timpanate con delle colonnine. In realtà quello è il blocco di muratura vero e proprio che sostiene poi la sovrastante cupola. La cupola quindi si trova a appoggiare alternativamente ora su un blocco di muratura, quindi i piedritti, oppure sui grandi arconi, sugli arconi, sono sempre in numero di 6, 6 più 6, sugli arconi che sottendono alle aperture, alle bucature, alle finestrature, insomma, che fanno entrare la luce. E qui abbiamo un'altra immagine che spiega ancora meglio il funzionamento totale di tutto il sistema di cui abbiamo parlato prima. Soffermiamoci ora un attimo ad osservare la cupola stessa. Appunto, come dicevamo, la cupola poggia su questi arconi del tamburo e poggia Guarini praticamente sugli arconi del tamburo, anzi sulla sommità di ogni arcone del tamburo, che ricordiamo sono 6, fa partire degli archetti, il primo giro di archetti che vediamo qua in basso. Ovviamente essendo 6 e partendo dalla sommità 2 archetti, abbiamo alla fine che si determina una sorta di esagono. Al di sopra di questi archetti il Guarini pone una sorta di trabeazione che va appunto dalla sommità di ognuno di questi archetti, una trabeazione, cioè un elemento rettilineo, e al di sopra dell'elemento rettilineo fa partire altri archetti che ovviamente determineranno un ulteriore esagono, questa volta però ruotato rispetto al precedente. Ecco, una struttura di questo tipo viene detta cupola a cesto. Questo che adesso stiamo vedendo appunto è uno schemino grafico. Ovviamente è facile comprendere che facendo partire degli archetti dalla sommità degli archetti sottostanti, la sensazione è quella di che l'esagono precedente sia più successivo sia più piccolo di quello precedente, ovviamente. E quindi mano a mano che si sale, sono 6 di questi livelli, ce ne saranno 6 di questi livelli, la cupola tende a chiudersi. E in quest'altro schema riusciamo a leggere appunto i vari esagoni che mano a mano che si sale diventano sempre più piccoli, chiaramente, e sono ruotati gli uni rispetto a quelli sottostanti. La parte sommitale poi di tutta la cupola termina con una sorta di stella a 12 punte. Chiaramente è una struttura molto ardita e in qualche modo ci ricorda un po' proprio le esperienze del Borromini. Esternamente la copertura, appunto questa grande volta, vediamo come in questa immagine identifichiamo perfettamente sia il tamburo con le grandi vetrate e i grandi arconi su cui poi si innestano tutti i vari archetti della cupola che mano a mano va a restringersi fino in alto con l'aguglia. Ecco, all'esterno la struttura rivela quello che potremmo trovare all'interno. E qui vediamo anche un dettaglio dove individuiamo porzioni di archetto, metà archetto, tra un costolone e un altro costolone che in qualche modo chiudono e serrano tutta la cupola. Passiamo ora a un'altra opera di Guarino Guarini, si tratta della chiesa di San Lorenzo. Come possiamo osservare dall'immagine, la chiesa ha un impianto centrico, è un ambiente a pianta centrale. Nella parte bassa, quindi nella parte anteriore, Guarini fa precedere l'ambiente centrale, appunto il grande ambiente, da una sorta di vestibolo rettangolare.
una sorta di ingresso, se vogliamo, e nella parte posteriore realizza un presbiterio con una pianta ellittica, ma con l'asse maggiore parallelo praticamente alla facciata. Il grande vano centrale, come possiamo osservare, in realtà è un ottagono. È un ottagono però con i lati curvilinei. I lati curvilinei che hanno in qualche modo una sorta di alternanza tra concavità e convessità continue. Ci sono dei passaggi continui tra la concavità e la convessità. Anche questo ci ricorda molto da vicino le esperienze che aveva fatto a Roma, in particolar modo il Borromini. E da questa immagine dell'interno possiamo percepire appunto proprio questo pulsare, perché questo sembra un pulsare, un po' come il respiro, che c'è l'espirazione e l'inspirazione, così abbiamo concavità e convessità che si compenetrano fra le altre, le una tra di loro. Un'altra particolarità da sottolineare è che sia l'ambiente centrale che il presbiterio ellittico sono coperti da delle cupole. Ecco, adesso stiamo vedendo la cupola ellittica e come possiamo osservare, queste cupole sono in qualche modo realizzate tramite dei costoloni che si intrecciano e che fondamentalmente sono gli elementi strutturali, cioè gli elementi che sostengono effettivamente l'intera cupola. Questi elementi sono ripresi almeno sul piano estetico, se vogliamo, dalle cattedrali gotiche con i loro costoloni appunto che sorreggevano le grandi volte ogivali. Ma a questo risultato il Guarini ci arriva non solo per una sorta di come mimesi con appunto le volte ogivali gotiche, ma soprattutto per una serie di riflessioni e di esperimenti che lui fa sul piano geometrico e sul piano strutturale. Ricordiamo che lui ha scritto anche dei trattati, si interessava comunque anche di matematica. E in quest'altra immagine possiamo vedere invece la cupola che copre il vano centrale, che è perfettamente circolare, come possiamo osservare, rispetto a quella precedente che aveva appunto una forma ellittica, essendo il vano sottostante il presbiterio ellittico. In quest'altra immagine, che riprende il vano centrale dal basso verso l'alto, possiamo meglio apprezzare appunto quanto abbiamo affermato precedentemente, sia, della forma ottagonale fondamentalmente, che è originaria, dell'intera pianta, e sia delle alternanze dei tratti rettilinei e curvilinei, sia incavati che estroflessi. Passiamo infine a un'altra opera del Carignano, del Guarini, si tratta di Palazzo Carignano. Il Palazzo Carignano è praticamente l'esempio della progettazione di un edificio civile questa volta. Palazzo Carignano si trova a Torino e fu voluto dal principe Emanuele Filiberto di Carignano. Come possiamo osservare, il materiale che ha utilizzato il Guarini per l'intera struttura è il mattone, e con esso ha praticamente realizzato tutte le forme e anche le decorazioni della facciata e dell'intero edificio. Come possiamo osservare dalla pianta, l'edificio ha una facciata sagomata che dà poi sulla piazza antistante ed ha un cortile centrale. Quindi
E praticamente da questo gli appartamenti che si trovano proprio sulle ali ortogonali alla facciata principale, gli appartamenti appunto privati, prendono anche luce ed aria. La parte, diciamo, più importante, quella che più colpisce, è ovviamente la facciata. E l'elemento che viene subito all'occhio guardando la pianta è proprio quel corpo ellittico che troviamo subito dietro l'ingresso. In realtà si tratta di un atrio. Infatti, entrando dall'ingresso principale, dopo un vano di forma praticamente esagonale, si accede a questo enorme atrio ellittico. Da questo atrio ellittico si può accedere a altri due ambienti, uno a sinistra e uno a destra di forma rettangolare, da cui si dipartono poi le scale che evidentemente portano poi nella parte superiore. Infatti, in quest'area qui, appunto dell'atrio e delle scale, nella piano superiore vi è il grande salone di rappresentanza che quindi affaccia direttamente sulla facciata principale, sulla piazza principale. Ora, se ci concentriamo un attimo sul fronte, sulla facciata che è prospiciente la piazza, vediamo che a destra e a sinistra abbiamo due tratti rettilinei e tra questi due tratti rettilinei, quasi incastrato tra questi due tratti rettilinei, abbiamo una superficie fondamentalmente ondulata, perché abbiamo prima un lato praticamente che è concavo e poi questo lato concavo dolcemente diventa convesso per diventare nuovamente concavo. L'origine geometrica probabilmente la possiamo ritrovare osservando questo schemino. È come se il Guarini, nel progettare la facciata, abbia disegnato una linea perfettamente uniforme, rettilinea, e poi l'abbia incavata verso il centro. Dopodiché l'abbia in qualche modo fatta fuoriuscire concavità, l'abbia fatta uscire nella parte centrale con una sorta di convessità, come se ci fosse stato qualcosa che premesse dall'interno verso l'esterno. In realtà un elemento a livello geometrico, ovviamente, che preme c'è. E si tratta proprio del grande atrio ellittico con il sovrastante salone di rappresentanza. Ora, tutta la facciata, come possiamo vedere, è in mattoni. Ed è scandita in maniera ritmica da lesene poste su due registri, su due livelli. Se guardiamo con attenzione quelle poste al piano inferiore, ecco, queste sono lavorate sempre attraverso il mattone, facendo fuoriuscire praticamente i mattoni in determinati punti, dando quasi la sensazione che queste lesene siano bugnate. Mentre al piano superiore esse appaiono perfettamente lisce, quindi non gli dà nessun tipo di lavorazione. Inoltre, in prossimità del vano centrale, le lesene appaiono non più singole, ma binate, cioè due lesene accoppiate, proprio quasi a incorniciare il vano d'ingresso e a sottolinearlo. Inoltre, sulla sommità delle lesene della parte superiore, del piano superiore, è posta una alta e molto elaborata trabeazione, anch'essa tutta realizzata attraverso l'uso del mattone. I fronti invece che si trovano all'interno del cortile, che come abbiamo visto nella pianta precedente, quella corte centrale, non perdono praticamente questi elementi di lesene che scandiscono tutta la facciata e vengono sostituiti da una serie di fasce decorative, sia verticali che orizzontali, tutte quante ottenute sempre con i mattoni e con il ricorso a queste stelle
a più punte che si susseguono l'una all'altra, in qualche modo ci fanno immaginare appunto una sorta di lesena o di pilastro, oltre alle fasce orizzontali. Inoltre, quell'elemento che abbiamo visto come l'elemento ellittico. Ecco, l'elemento ellittico all'interno del cortile sporge, è convesso quindi, e il Guarini gli dà la forma, insomma, lo porta più in alto, quasi a segnare come se fosse una sorta di torre che poi rappresenta effettivamente l'asse visivo di tutto l'intero edificio.